Monaco, Formula 1, danni attivi. Sarà un cazzo di massacro, signori. Lanciamo! Signori, benvenuti quest'oggi a questo nuovo video. Ci troviamo su BoJackCast! L'ho fissato... Sembra di averlo fissato abbastanza bene il volante. Alla scrivania, ci troviamo su BoJackCast! Ci troviamo in Francia, Monaco, 3,34 km, totale di 4 giri per circa, beh, quindi 14 km nel mezzo della griglia di partenza a Monaco con i danni! Ma che cacchio me l'ha fatto fare? E vabbè, non ho mai girato sul circuito con questa macchina, quindi cerchiamo di... Di non far cazzate. Perché è una brutta... Frena. Andate, io voglio arrivare. Allora, lo scoppio di giornata... Signori, vai avanti, dai. Ah, il DRS ha questo, vabbè, io non so come si attivino perché mi sono... Prova a infilarlo all'interno. Ah, fa la maialata, ma non gli viene. Ah, scusa, troppo di tappo. No, mamma mia. Come la tiene. Allora, ragazzi, io non ho la pretesa di superare nessuno, anzi... Devo dire che, in realtà... Il mio scopo è arrivare fino in fondo, e soprattutto perché... Sto guidando col volante nuovo, è il T500RS. Ah, è veramente una cosa pazzesca. Ah, dai. No, dai, guarda come mi hanno culato, mi hanno buttato fuori. Danno, penalità, no, ma fatemi il replay. A un minuto dalla partenza. Che brutto casco però, signore. La mia F140. Guarda qua, bella traiettoria larga. Guarda Perez come si infila con la Force India, che adesso guida comunque. Guida la Force India. Perez bastardo, no, vediamo. Ancora, voglio ancora rivederlo. Ma il maiale? Guardalo, come... Ma non c'era lo spazio. No, brutta storia, no, brutta. Eccoci qua per la prima volta su Monaco con i danni attivi. Sarà una cosa bruttissima. Io ho messo 4 giri, dovevo metterne 2. Perché 15 litri? Basteranno per fare i giri. Vabbè, dai. Brutta partenza, ma ce la facciamo andare bene. Frenata. Bella. Ah, tocca un po' uno, ma non, credo di aver solo leggermente danneggiato. Ma va avanti, voi a Faust. Frenamo. Oh, così. Ah, sto volante è un po' grandicello per come sono messo adesso sulla scrivania. Ah, prova l'interno. No, non voglio superare a Monaco e come cercare di trombarsi in top model. Non lo so. Che... Allora, non... Guarda questo... Allora, di nuovo dentro uno. Lo sento che mi butta fuori. Ma dai, ma allora, ma che cacchio è? No, superare comunque a Monaco è una cosa impossibile. Qua avremo la possibilità. Vediamo se DRS è questo. No, questo è... No, ho cambiato la visuale. Merda. Scusa, ti ho buttato fuori. A posto, stronzo. Così meriti di superare. La visuale di merda è questa. Oh. Rallentiamo un po', questa in quarta, ok. Madonna, ho messo la difficoltà 70 degli avversari giusto per superare qualcuno, ma... Qua non si supera. Si supera, vabbè ragazzo, però se tagli così la curva non ho più scritto mica io. Ah, casino qua, in prima. In realtà magari si fa anche in seconda. Qua, via verso il rettilineo, la merda. No, mamma mia com'è partita. Dite che secondo voi è sponsorizzato Nvidia questo gioco? Così, a caso, no. Vabbè, allora, abbiamo fatto un giro, penso di aver un po' demolito l'alettone anteriore, però... Credo che sia ancora attaccato, ecco. Più che altro sento la macchina che non scoda. Poi evitiamo l'avvallamento, poi torniamo in... Ah, vi ricordo, zero aiuti. ABS non esiste. Credo che questo sia il massimo di rotazione, vai. No, veramente, la sfida qua... Oh, piano. Merda. Grazie, girami. Bravo, una spintarella. La sfida, appunto, è non girarsi, ma soprattutto non distruggere la macchina. Quindi sto andando abbastanza cauto. Anche perché, appunto, il volante mi sta piacendo molto, il T500RS, però... Dovete anche familiarizzare un po'. Oh, ho distrutto praticamente il fondo della macchina. Dovete familiarizzare un po' col volante quando è nuovo, perché comunque avete delle sensazioni diverse. E sto guidando di merda. Oddio, qua ho tagliato mezzo culo. Freniamo, questo in seconda, credo. Non lo so, non l'ho mai girato. Perché giro su Monaco senza averla mai guardato per fare un video? Perché? Quanto accelero!
Piano, piano con l'acceleratore, vedete? Ah, ok, abbiamo qualche danno aerodinamico, però dice che possiamo continuare ad andare avanti. Vabbè, abbiamo perso magari un po' qualche flap sull'anteriore. Ma quello che è devastante, ragazzi, devo abituarmi un po' sull'acceleratore di questo pedale. Mi piacciono i pedali del T500, il freno particolarmente, il freno è bello duro, mi piace. Il problema è con la sedia a rotelle, quindi non posso adesso raggiungere il fine corsa fin tanto che non mi faccio dei cunei da infilare sotto la sedia, perché ogni volta che freno parto in fondo alla stanza, è una cosa abbastanza comica. Infatti ogni volta poi devo tornare sotto. Siamo in decima posizione, siamo in zona punti. Ah, siamo più lenti di questo settore, bello. Mamma mia, ma dovrei, non so, forse sì, dovrei cambiare qualcosa sullo sterzo, perché non sterzo sta macchina. No, vabbè, come hai fatto a girarti? Vabbè, si era addrizzata da soli. Va bene, dentro la galleria. E direi che possiamo iniziare a pensare di frenare. Perché sono in quarta. Anche una cosa che non sono abituato sono le levette che sono attaccate al volante e non attaccate alla base, al motore, e non al volante che giro. Quindi dovete farci un po' la mano anche su questo. Oh mamma mia, come giro? Sto facendo praticamente da tappo. Io sono il massa della situazione. Povero massa. No, chi sta facendo da tappo ultimamente? Una macchina che fa da tappo? Beh, qualcuno che fa da tappo. Ma adesso devo sentirmi più Hamilton, più Rosberg dentro. Devo guidare come se avessi una Mercedes, quindi... Tanto il mio tempo è di 1.30, loro girano tipo in 1.15, quindi insomma non è che siamo così lontani. 15 secondi. Bella, dai, proviamo a fare un giro veloce. Mamma mia, scusate, sono in silenzio perché ho paura di fare danno. Ho paura di fare danno. Voglio finire la gara. Poi non avendo gli aiuti devo veramente usare tanto l'acceleratore sta pista. Non so, mi gira un po' la macchina. Wow, ho bloccato un po' il posteriore, ho sentito le gomme che sfrigolavano. No, stai dritta, stai pirona, alettone, no, problemi meccanici, no. Sì, praticamente la macchina tende a destra, va bene. No, tende a sinistra, devo tenere il volante sulla destra. Sti cazzi, quanti giri mancano? Ma questo è l'ultimo giro, ma che vado ai box, all'ultimo giro, sarebbe da idiota. Vabbè, però insomma, ho resistito fino adesso senza danni. No, piano. Guardate come devo tenere il volante. Per stare dritto. Fammi vedere come è messa la macchina. No, era messa bene. No, benissimo, però era messa bene. Monaco, sinceramente, uno dei gran premi più pallosi della storia. Oggi pomeriggio lo andremo a guardare. Lo guarderemo. Ci addormenteremo. Lo vedremo alla fine. Speriamo che ci sia qualche incidente, qualche gomma che parte, nessuno si faccia male. Però Monaco, tutti dicono è un grande fascino di Monaco. Bah, grande fascino di Monaco, per carità, può esserci tutto questo glamour attorno, ci può essere tutta questa situazione bella figa, il clima eccetera, però come Gran Premio di Formula 1 fa proprio cagare, non ci sono sorpassi, non c'è un cazzo, tutto si vince in qualifica e con una buona strategia se non si fanno cazzate, perché vedremo come andrà. Ragazzi, grazie di essere stati qui con me. Abbiamo portato la nostra macchina fino in fondo, intera. Guarda sto maiale Perez, anche dopo ci ha riprovato, porca trota, mannaggia lui. E col volante nuovo devo farci ancora un po' la mano, però confido di tornare bello carico. Prossimi video arriveranno che sicuramente altri video su Project Cars con il cronometro. Dio! Distrutto, penso, la sospensione posteriore lì. Vabbè, guarda come lo butta fuori, si vendica.
Il ego aggressivo è così che lo vogliamo. E grazie di tutto, ragazzi. Spero vi sia piaciuto veramente questo video. Lasciate un bel like. Non dimenticatevi di commentare qua sotto. Ditemi in che pista e che circuito. Che circuito volete vedere la prossima volta? E che macchina vorrete vedere in uno dei prossimi video? Grazie per l'attenzione. Alla prossima. Ciao.